Resettare e ripartire, non c'è altra soluzione. Inutile rimuginare, la sconfitta con l'Ascoli è stata una botta tremenda, ma pensare ora ad errori ed omissioni è solo energia sprecata. Situazione ancora più difficile, Grassadonia deve ricaricare la squadra sotto il profilo psicologico. A Vicenza tornerà la difesa a 3 e quanto trapela dall'ultima seduta. Senza lo squalificato Scognamiglio, l'infortunato Bocchetti, nel cuore del reparto agiranno da destra verso sinistra Sorensen, il rientrante Drudi e Gut. Sulle fasce Bellanova e Masciangelo, a centrocampo scontata la conferma di De Sena. Vertice basso forse Nicola Rigoni e non Busellato, che potrebbe tirare il fiato. Interessante il duello con Luca Rigoni, una sorta di fratelli contro. Mezzala sinistra Macin, ancora out Tabanelli, davanti verosimile l'impiego di due punte di ruolo. Vicenza privo di Dalmonte, Dariva, degli squalificati Cappelletti e Cinelli. Torna Meggiorini, prossimo alle 36 primavere, 10 gol in campionato. Rispetto all'andata i veneti hanno cambiato sistema di gioco, passando al 4-3-3. L'ex Giacomelli dovrebbe partire dalla panchina. Il probabile 11, grandi tre pali, Brusca, Gin, Valentini, Padella e Beruato in difesa. Pontisso in cabina di regia. Luca Rigoni e Agazzi mezzali. In attacco Jallov e Van de Putte a supporto di Meggiorini. In casa il Vicenza ha vinto solo due partite contro Ascoli e Cremonese. Ben 9 i pareggi, 3 invece KO contro Empoli, Entella e Monza.